portare avanti questo atto politico che di fatto noi non abbiamo, sapete benissimo, la possibilità di mandare il presidente del teatro a casa, però chiaramente è un fatto politico perché diamo un segno di svolta, perché sapete benissimo, non c'è bisogno che lo ripeto, l'avranno detto già i miei colleghi ai microfoni, il teatro versa in una situazione pietosa, cerchiamo di dare un segnale di svolta, non è un segnale ad personam, ma è un segnale che vuole a 360 gradi voler rinnovare una struttura che in questo momento sta soffocando, sta morendo. Quindi ripeto, non è un problema personale, perché altrimenti non saremmo qua, è un discorso appunto di voler rinnovare un attimino quelle che sono le strutture che orbitano attorno al comune, che poi rendono Catania la grande città che è. Certo, perché il Consiglio Comunale è il Senato della città, è dove si decide, dove si discute, dove si vota, e questo potrebbe diventare anche una lunga serie di altri atti di indirizzo politico qualora non si ascoltasse la voce della città di Catania, la voce della città di Catania che è rappresentata da 45 consiglieri che oggi hanno dimostrato con grande forza e grande attenzione che questa città può rinnovarsi in maniera semplice e veloce. Consigliere, c'è stato qualche momento di tensione, abbiamo visto prima del voto, lei ha avuto una discussione con Marano, che cosa è successo? C'è stato un attimo di tensione, vabbè, è normale che prima di una votazione importante ci sia anche da parte dell'amministrazione la volontà di discutere con il Consiglio Comunale, queste sono cose che nascono e muoiono qua.